Mi chiamo Ezio Colanzi, ho 38 anni e non ho mai fatto niente in vita mia. Voglio scrivere un film, meglio, un film d'autore, che però incassi. Mancherebbe l'idea, ma fa niente. Per favore, mi devo concentrare. Non posso avere la gente addosso qua. Via, dai, via tu. Ragazzi, ha ragione. Vai, ti taglio dal film, sparisce. Siamo quello che si dice una famiglia felice. Vincenzo, io mi voglio sposare. C'è molto teatro nel nuovo film di Gabriele Salvatore, Happy Family, a cominciare dall'introduzione in cui un sipario rosso si apre a svelare i protagonisti della vicenda, ribattezzati per l'occasione personaggi e interpreti. Ciao. Lo sai chi sono, vero? Posso dirti una cosa? Mi era sembrato di capire che ero io la protagonista femminile. Carina, un po' complessata, che mi sarei innamorata di qualcuno. Ma allora, scusa se mi permetto, ma la storia della cinese, ma che c'entra? È che sono ancora all'introduzione, no? Sto creando i presupposti, disegnando i personaggi, però puoi vedere che la cinese... Sì, ma è da un casino che non si parla di me. Sì, confermo. Sta scena della cinese mi sembra messa lì proprio per strappare una risata. Ezio, Fabio De Luigi, è uno scrittore in procinto di lavorare a una sceneggiatura che spesso è tentato di interrompere. Attorno a lui nasce tutto un microcosmo popolato da madri nevrotiche, ragazzini di 16 anni intenzionati a sposarsi, pianiste in cerca d'amore e nonne svampite. C'è una frase significativa che si vede sia nel film che appunto alla fine, che è quella di Groucho Marx, che dice: preferisco leggere o vedere un film piuttosto che vivere, perché la vita non ha trama in qualche modo. E la trama è un concetto attorno a cui ruota un po' tutto il film, se vogliamo. La mancanza di trama della vita fa paura soprattutto a chi, come un regista, uno sceneggiatore, lo conosco bene questo problema, con le trame lavora e le organizza, mentre scrivi un film decidi tu come va a finire, se proprio non ti piace lo rimonti. Nella vita non si può proprio fare, questo è uno dei dilemmi del film, però questo rilancia anche su altre cose, cioè che cosa vuol dire il processo artistico e in termini sociali che cosa vuol dire essere dei personaggi e interpreti senza una storia, come a volte siamo, e che cosa vuol dire invece entrare in relazione con altri personaggi interpreti e entrare in confidenza con i nostri simili. Ecco che solo grazie a questi due passaggi forse puoi costruire una family, che non necessariamente una famiglia, parliamoci chiaro, bisogna intesa come community, forse è più corretto come termine. I hear the drizzle of the rain, like a memory it falls, soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls, and from the shelter of my mind, through the window of my eyes. Quello che vuole raccontare Gabriele credo sia un'idea di famiglia intesa come umanità, quindi come tutti noi, come umanità, come globalità di esseri viventi che condividono tutti la stessa terra, quindi una famiglia molto allargata. No, è la cosa che di fondo è se si ha il coraggio di vivere le proprie pulsioni, le proprie emozioni fino in fondo, se si ha il coraggio di innamorarsi, di fare, probabilmente si può essere molto felici. La sceneggiatura di Alessandro Genovesi alla base del film è stata finalista al premio Franco Solinas 2008, una commedia che parla della paura di essere felici, di cambiare la nostra vita per qualcos'altro che non conosciamo. Mamma, dove sono le mie calzarighe? Saranno nel cassetto, no? Non ci sono le tue calzarighe. Perché non ci sono? No, non ci sono perché non ho trovato le mie nel cassetto e per andare in ufficio l'ho messa io. Per famiglia si intendono le persone con cui si condivide un pezzo di vita, con le quali è piacevole stare. E spesso, credo a quasi tutti capiti di passare molto più tempo della propria vita con degli amici che con non i parenti. Happy Family vuol dire condividere con altri
il piacere di stare assieme, con altri diversi da, da se stessi, perché insomma il bello e la sottolineatura è anche l'approccio e la condivisione e la frequentazione con persone del tutto diverse, e proprio come capita per le razze, per le differenze sociali, insomma, ma le persone diverse quando si mettono assieme danno comunque un nuovo impulso, c'è del vantaggio. Sì. Ah, ma sei Ezio? Sei quello dell'incidente, no? Che sfiga che hai avuto. Che sfiga che sei. È pronto? Simpatica la vecchia. Veramente sarebbe la mia mamma. Ecco il primo. Tagliolini, gamberi e funghi. È completamente andata. Ma tu, chi sei? Lucia, stai buono. Non ti preoccupare, sento l'odore del mio. Il tuo? Cane, del mio cane, ho un cane, si chiama Gianni. Ecco, poi ci sono anche suggestioni visive all'interno di questo film. Molto interessante la scelta dei colori, tutti davanti all'ospedale, il verde sul bianco. Il problema era quello di raccontare una storia con dei personaggi veri, quindi credibili, ma denunciare continuamente che stavamo mettendo in scena una storia che non era reale, era l'immaginazione dello sceneggiatore. Allora ho pensato di fare quello che si fa normalmente a teatro o al cinema, forzandolo, cioè la scenografia è coordinata coi costumi. Nella vita non succede così naturalmente, quindi il pubblico percepisce un qualcosa di artefatto. Guarda che bello, non ci avevo mai pensato, fatto con arte, no? Quindi fatto apposta. Questo mi ha costretto a inquadrare Milano in maniera particolare, come se fosse una scenografia, quindi molto spesso con la macchina dal basso per tagliare fuori la strada dove c'è la realtà, appunto. Potrei andare avanti a raccontare questa storia, ma preferisco chiudere qui. Sono Gabriele Salvatores e saluto tutti gli spettatori di Spettacolo. Che spettacolo, che spettacolo.